I luoghi da cui tutto è partito sono piccoli comuni della provincia di Reggio Calabria, Cosoleto, Sinopoli, Siderno, è l'area d'origine del clan Alvaro ed è da qui che sarebbe partita l'autorizzazione che gli inquirenti fanno risalire all'estate del 2015 per l'istituzione di un distaccamento detto locale a Roma. L'individuazione per la prima volta di una simile struttura e non dell'attività di singoli boss attivi sul territorio romano è ricostruita in 2200 pagine di ordinanza che dispongono misure cautelari eseguite a carico di 43 residenti a Roma e altri 34 nel Regino, oltre al sequestro di 24 società attive per lo più nel campo della ristorazione, ma non solo. 3 anni di indagini della DIA di Roma e di Reggio Calabria e della DDA di Roma, coordinate dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Laria Calò, che hanno seguito passo passo la genesi dell'organizzazione, con la presenza nella capitale sin dal 2005 del sottogruppo guidato dal boss Vincenzo Alvaro. Ma il salto di qualità e il via libera dalla casa madre, detta la provincia o il crimine, sarebbero arrivati solo nel 2015, quando a Roma sarebbe sbarcato Antonio Carzo, appena uscito di prigione. Ricostruita dagli inquirenti anche la ripartizione dei ruoli, che vedevano uno dei due boss più impegnato nei traffici di armi stupefacenti e l'altro nelle operazioni finanziarie, con il reinvestimento dei guadagni in attività intestate e prestanome. Attività inizialmente concentrate nel centro, il salotto della capitale, e poi di legate in diverse zone. La peculiarità di questo locale, infatti, consisteva nell'essere trasversale alla ripartizione territoriale che garantisce la Pax mafiosa a Roma. L'operazione valsa il plauso agli investigatori da parte del sindaco Gualtieri e del presidente della regione Zingaretti.